Sì, viene quasi voglia di andare in tribunale, però solo a trovarla, a prendere un caffè. Il presidente ha sollevato di fianco un problema grosso rispetto all'innovazione in Italia. Noi adesso parliamo di progetti smart city, sono finanziati dalla comunità europea, sono partecipati dalle industrie, eccetera. Quando il concetto di smart entrerà quasi automaticamente nel mondo delle amministrazioni locali, territoriali, si porrà un problema che sta frenando l'innovazione in Italia, che è quello del sistema delle gare al ribasso, al Sì. massimo ribasso. Non ce lo dobbiamo dimenticare, o si ripristina il concetto delle offerte economicamente più vantaggiose, quindi c'è una comparazione tra qualità e prezzo, oppure il massimo ribasso, che a suo tempo aveva un motivo per essere introdotto, oggi ammazzerà tutta l'innovazione, perché sicuramente se io comune mi devo comprare un software, me ne compro uno di quelli consolidati che sicuramente non è innovativo. Questo è un problema che il governo si deve porre subito, perché se no l'innovazione in Italia possiamo fare tutti gli smart city che vogliamo, ma l'innovazione in Italia non la facciamo.